Triassi. Non si sa se verrà espulsa o se rimarrà nel collegio. La luna, so, alle porte del buio. Fammi entrare. Lui rispose di no. Vabbè, le prime corse notturne. Sì. A magnar biscotti. Hai detto biscotto? Minchia, iniziamo. Oddio. Ma è caduto per terra. La regola dei 3 secondi. Le campagnole. Quelle da 25 centesimi del Lidl. Quella che aveva tua nonna Erminia. Esatto. No, quante nonne hai avuto tu? 4. Cioè no, 2 nonne e 2 nonni. 4 nonne. 4 nonne. Nuovo programma di Alessandro Borghese. 4 nonne. Dentiera ballerina. 10. Vena varicosa. Vena varicosa. Voto 10. 8 e mezzo. Ma lui perché ci sta prendendo i battiti? Beh, pensieroso. Eh sì, Vivo, Madonna, che bacco da sì. Ma questo è andato. Le coperte lì sono proprio l'anticristo. Sì. Ma se tu le tocchi tipo pungono. Sì. Cioè, è carta retro. Andavi i buboni, facevi così. Sì, sì. Se c'hai i calli fai così. Attenzione, sta tornando Ariannalla. Oltre ad essere delusa da me stessa, sono anche delusa dai miei compagni. Gli snitch. Non voglio snitch nel gang. I deboli vanno via e scappano. Scusate, ma lei la gomma dove l'ha presa? Non lo so, questa è una bella domanda. L'ha staccata da un banco dell'anno prima. Voglio dare un'altra possibilità. Vada pure con i suoi compagni. Arianna continua la sua storia nel collage. Il collage. Festeggeremo inoltre con una gita. Sarò. Dove? Sarò! Con una gita didattica. Fanno la gita, regà! Non ho fatto ricadere la colpa su di te. Come no? Ma invece. Io me la ricordavo così. Hai sbirrato. Ma paura! Oh, partita per favore l'idea. Da Arianna. Molto bene. Ma scusa! Ma non avrei detto né Federico né Arianna né Elisabetta. Da chi è partita l'idea? Arianna. Ma raga! Io da sola in una stanza. Era solo un bambino. Non ho detto Arianna io. Lei è l'unica che non ha snicciato, no, raga. Signorina Triassi, signor Magro, da questo momento sarete i responsabili della classe. Il bue che dice cornuto all'asino. Non mi so curare me stesso, curare l'asino. Beh, in effetti. Boh, onesto, onesto. Onestissimo, onesto. Assolutamente. Giurato. Han giurato. Che fa con quelle mani? Un segno. Tra l'Italia e l'Italia mai più. Tra l'Italia e l'Italia mai più. Tra l'Italia e l'Italia mai più. Tra l'Italia e l'Italia mai più? Non me ne ricordo. Tra l'Italia e l'Italia mai più. L'hanno detto tutti! Allora lei prende un bel 4, vada a posto. Ah! Gliel'ha lanciato proprio qua. Sì. Perché trattava tipo dei contadini. Partito come Verdone in Viaggio con la sora Lenta. No, perché comunque era bella, parlava un po' dei contadini. Marisol! Dai. Mica mi ha preso proprio. Non so cosa fa. Non so perché. Boh. Porca. Vai a fare il muratore. Non ti vanno a chiedere così. Comunque, lui ha un sogno. Signorina Planas, che cosa ho detto? Ops, stavo facendo la scema col mio compagno. Il prof non volevo. Lo so benissimo che non mi stava ascoltando. No! Allora perché me lo richiede? Si tolga quel sorriso dalla faccia. Immediatamente. Anche io l'ho tolto. La signorina Triassi ne pagherà le conseguenze. Perché? Ma what the fuck? Punirne uno per educarne 100. Che lei? Vabbè. Il posto che io chiamo casa. Ho 15 anni, questa è la mia famiglia. Vabbè! Guarda, le teso. Le teso. Sono le onde. Te le ricordi? Che film era? Le onde. Le onde, quello con Raul Bova che c'era là, Michela Quattriziocche. Le onde, okay. Erano le quattro ragazze che erano amiche. Michela, ragazzi, ma non vi siete mai fatti una s*** di film italiani? Cioè, ma io non lo so. No. Che differenza, loro non sono brava a scuola. Però, c'è però è vero. Obiettivamente non segui una mazza, voglio dire. Me lo promette che non molla. Anch'io, raga, vi prometto. Metto, che me no. Lo prometti che non molli? Che non prometto mollo. Che non mollo. Ma che non molli vuol dire che non scorreggi? Eh sì, Ma te ti mollo. Che cattiveria, che rabbia. Ma cioè, perché ce l'hai mollo? Mi sento giù in generale. Non mi sento più intera. Mi sento leggera. Mi sento Suor Maddalena. Adesso ho un problema all'arteria. Me ne vado in balera. Ho la tenia. La pantera baghera. Ma che cosa stavo a te? Mi sento giù in generale, ha detto.
Che cormore era? Puoi essere pure sveglia nella vita, ma a scuola fai schifo. Cioè. Guarda, tutti quelli che hanno studiato l'università della vita su Facebook, voglio dire. Lui è lo psicologo del collegio. Vabbè, date una medaglia a quest'uomo. Però diciamo che in generale se studiate è meglio. Stupi? Ma gli hanno scritto stupido. Ma la prof sembrava un Teletubbies con la scritta tanto stupid. Teletubbies? Qual è il collegamento? I don't understand. Chi si è fregiato sia... Sì. Ah, adesso si prendono tutti la cosa. Sir, yes sir. E la punizione debba ricadere sul signor Magro e sulla signorina Triana. Beh, arriverà il momento che loro due si incazzano. Vabbè. Però è stata lei. Però sto giro. Lei si ritiene 40 e dice che è stata tutta casa, tutta casa per uscire da dove ha fatto scegliere lui. Vabbè, in effetti c'ho ragione. Effettivamente. Iniziano le punizioni. A sbucciarci i polli. Pelallo. Hai visto? Scrivi stupida sulla lavagna. E ora speri le stupide cipolle. Con le mani sbucci le cipolle. Me le sento addosso. Sulla pelle. Come c***o taglia? Ma cosa sta facendo? Sta incidendo. Sta pugnalando. Infatti la sta pugnalando. C'è qua fuori. Vai. Cioè lei è appena stata riammessa nel collegio. Pensava per tagliarle. Manca l'aria che fa andare. Non mi sopporto più. Semplicemente la papanda svena. Verde, rosso. L'Italia, l'Italia. E lei comunque non ha capito un cazzo. Ma perché voi siete bravi a scuola, io no. Non sa i colori della bandiera. Buon lavoro, signori. E loro fanno la bandiera. E finisce. E va là. Quindi è stato un macello. Tu sono bravo a scuola, io no, però. 14 anni vivo qui con mio fratello, mia madre e mio padre. Hanno Floridia. Con le mie amiche. Qualcuno. Le cattive delle Wings. Allora sono le gemme. Le tricks. Ne devo andare. Ha mandato via di casa così. Schiaccio gli gnocchi e zampete. 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 Potrebbe fare qualcos'altro. Io questo buon ammazzo. Così. Per il momento più solenne. Quello che succede tutte le mattine. Alza bandiera. Sei pronti all'arte tu paccamo. Pita mi parla sempre di Maddalena. Anche Benze parla sempre di Maddalena. No, Benze parla di più di una. Di Monella di Sinto Brass. Come sono i pedali? E vabbè, già non trova i pezzi lui. No, l'ha trovato. No, no, infatti ho trovato finito. Ah, è partito. Incastrato come un puzzle. Che palle però. Guarda, guarda, adesso gli fa lo scherzo del popcorn, guarda. Cos'è lo scherzo del popcorn? Quando vai al cinema, uomo, cosa fai? Buchi il popcorn. Ma queste sono le basi dell'abbordaggio. Perché la luce? L'è divorata dalle zanzare. Dalle zanzare di cavarsene. Sasharon! Solo stasera? Credo. Che è piegata così, lei? C'è mal di schiena, lasciati. Colpo della stregalla. È il bidello che è meglio. Il colpo della stregalla. Il sorvegliante. Il bidello. Il bidello. Il bidello è un piedello sopra il busto. Madonna. Che schifo. Avrei visto un bottone. Ma cos'è? Alotite. Gli orecchioni. Il bacio della buonanotte è nutrimento più che sufficiente. Oh! Io te lo do tutta la sera. Il bacio della buonanotte a te. E lui dorme già. Che un meteorite. È passato un aereo. E sarà punito come di dovere. Con una mosca si attacca. Vada fuori. Fuori. Ma in più gettare la carta. Facciate alla finestra, magro mio. Gli oggetti che troviamo nella classe. Una banana. Matita. Vabbè. Matet. Matit. Le crayon. Le crayon. Guardalo. Bitches. Qu'est-ce que c'est? Il gesso. Le gessetto. Questo è difficile. La girella motta. Alle propri chila. Répétez. No. Qu'est-ce que peut? Vos compagnons. Qui? Cosa? Le mur. Le mur. Le mur. Le mur. Ma è il tuscolano. Sì.
La flûte est un instrument. La flûte à pelle. Le pompin de traverse. Il sorvegliante è uscito direttamente da Downtown Abbey. Sì, comunque una lontra. Ma fa la lontra. Non fa così la lontra. Quelli sono i gremlins. Non riesce a trovare una propria dimensione. Ma l'ha trovata la dimensione, quella del sonno. Io sono venuta qua perché volevo chiederle. Perché è partita con una voce da bisca clandestina dopo tre sigarazzi? Scusate, mi fa troppo un pacco di Marlboro Rosse. Sì, sì, sì. Vorrei tornare a casa. Però possiamo anche pulire gli occhiali, c'è un alone. Lei può dirmi quello che vuole. Ma che cosa c'ha su sti... Ma due terci cristalli, io non vedo più niente. Cioè, ma le ha lanciato della purea sugli occhiali. Così. C'è la nebbia. Va via. So British. Ehi, ehi, wow, wow. Non hanno neanche provato... No, no, praticamente lui gli ha pegato, voglio andare a casa e gli ha detto ok, ciao. Guardate Camilla. Non si erano neanche accorti che era andata via. Ciao! Ciao! Ci vedevo la garbatella! Un po' più solo. Che lingua è, etrusco? No, più solo. Aramaico antico. Meria, una pecorella. Presa. No, raga, i cellulari vostri. Che l'ha distrutta. Ma con questa fai? Donna, ma che piastra è? Ma c'è la cute attaccata direttamente lì, le ghiandole sebacee. Sebacee. Quello che avete ancora nelle due camerate, i vostri due compagni pagheranno in maniera definitiva. Aia. Cattiveria qua, La parola con la D. Definitiva. Sì. Dov'è l'altro? Si è fatto un mausoleo nel cesso. Tira l'acqua e farisce. Peccato con le videocamere. Quello c'è la play. Ma poi dove l'attacca? Ora tira fuori la TV. Mi sentivo un po' triste, parlavo con mio padre. E perché non parli con noi? Mi coglione. Voi venite a scegliere me che non sono responsabile, lei che è stata sospesa. Cioè, torna qualcosa. Attenzione. Ma questo scattolino sta sudando. Non ce la fa più. Cosa? 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 Forse l'ha fatta. I ragazzi riscoprono il piacere di uno strumento di comunicazione. L'urlo. I pizzini. Uno zero, si mette a parte. Io ho preso mezzo. Hai cagato sul foglio protocollo. Io ho preso, preso mezzo. Loro sono mia mamma, mio papà e le mie due sorelle. C'è Rudy Zerbi. Ma è Rudy Zerbi. La madre è uscita direttamente dagli anni 60. Cotonata. Non sente niente sotto i capelli. Tutti i capelli niente. In camerata i ragazzi trovano sul letto gli indumenti per la scampagnata. Raga, io non mi sto muovendo. Non so più come fare. Adesso compriamo altre due così. Ma non vuoi più. Cosa io abbia fatto per non andare in gita? Sorveglia! Oh! Sorveglia! Aurich! Di classe. Nel tentativo. Bella, va al fosso. Brava nere, mula, sbarba, dietro le spinazze. Che la... Per cui se lei mi dà un motivo valido per cui loro non debbano venire in gita con noi. Ora te lo do io il motivo. Sì, lei quando vede un bottone, io le immagino un po' come quando i vampiri vedono tipo la croce o l'aglio. O io le api che corro per strada con te. Com'era? Voglio darvi fiducia. Anche voi due andrete in gita. Non sono d'accordo. Pugno duro invece. Cos'è? Meno. Che bello! Eccolo! È partito! Oh. Il pompiere paura ne ha! Il corpo nazionale! Dei vigili del fuoco! Splendore! Era una nutria gigantesca! Era una nutriallo! Mettiamo fino a domani, dormiamo sotto gli occhi! Mamma mia! Mamma mia, che mi sta! Potrete effettuare un'osservazione ornitologica. L'appeto fa vedere gli uccelli alle ragazze. Risulta essere molto abbondante. Questo si chiama Rocco. È uno dei piro piccolo. Gentilmente in bagno. Si accomodi. Dietro quel cespuglio laggiù possiamo ammirare un nuovo esemplare di uccello. E questo tratto. Questo è il piro piccolo. È indicato il compagno. Quello che vi riporterà al collegio. Davvero? Ma butta giù dal gruppo. Proseguite la vostra strada. Questo è Sparta. Ma c'è Bergamo. Dopo l'ennesima disobbedienza sono stati riaccompagnati in collegio. No.
Allora, con chi faccio piedino stanotte? Roberto, Dimitri e Marco iniziano a pagare il conto delle proprie bravate. Senza proprio niente. Ma che schifo! È acqua piovana! Fino ad essere stato portato in uno strano posto nella capitale dell'Etiopia, un orfanotrofio. I sorveglianti mi frustavano e il gruppo non era certamente così unito. Che la mia vita è dove sono io, con voi. Senza due lettere si capisce anche perché questa edizione è più bella delle altre. Sono ragazzi che... Amore! Ti giuro, non ce la so più. Com'è quelli? Parare il letame dentro nel secchio da buttare dall'altra parte che ci sono in questo appezzamento. Appezzamento di merda. Adesso... Qui ho fatto una manzotin di merda. Sembrava divertimento continuo. Passetti dello shock. Madonna, nonostante il momento di svago, pensavo che stavano entrando dentro il tronco. Avevo già visto la Io poi penso sempre a lui in questo momento. Vabbè, c'ha la cotta, c'ha la cotta. Ci sta. La sua crush. Per scrivere una lettera di scuse ai vostri compagni, ma soprattutto stare con Michelle. Oddio, l'ha detto davanti a tutti. Che dichiarazione public questa. Cazzare. Che prima di partire per la gita io le avevo dato la mia fiducia. Ora me la riprendo. Vai via. Che lei non sia adatto per la vita in questo collegio. E se mi dà un'altra possibilità, avrà un giorno di tempo per imparare bene questi contenuti. Domani sera sarà interrogato. Si è giocato molto. Sì, no, sì. Come me quando devo dare il premio. Hai detto stanotte la promessa? Sì. Sospeso, ragione. Sospeso. Me la toccavo sempre malissimo. Bravo. Ok, campione, uscivo così. Il diplomatico. Quello che non ha studiato durante l'estima, adesso studiamo. Ci sono degli eventi che prescindono dalla nostra volontà. Cosa fa? Signor Magro, era per caso lei a lanciare queste palline? Venga. Ma non è stato lui, però adesso... Non ho fatto niente una volta che non faccio niente. Ma metto lì che non tocca. Poveri. E la signorina Malgeri? Siete i peggiori della settimana. Lei continua ad iperterrita a tenere il suo costante ritmo. Signor Magro. Ringrazio. A tra poco. È finito. Ringraziamo Lucy. Babbo Natale.